La follia di Capodanno, l'hanno definita così, ma alla base ci sarebbe una lucidità estrema, ovvero quella di danneggiare un bene privato per la sola volontà di distruggere. Un'auto parcheggiata viene ribaltata e presa di mira da alcuni ragazzi che vi fanno esplodere all'interno dei petardi. Succede a Molfetta la notte del 31 dicembre in piazza Vittorio Emanuele. La notizia fa subito il giro dei social perché i ragazzi che compiono l'atto vandalico hanno anche la geniale idea, e geniale idea è un eufemismo, di postare il tutto sui loro canali social con tanto di nickname o addirittura nome e cognome. E così diventa tutto più facile per le forze dell'ordine che si sono messe sulle tracce dei giovani, molti dei quali sarebbero anche minorenni, che ora rischiano anche una denuncia per danneggiamento. Da una follia a una disavventura è sempre la notte di Capodanno, e anche questa storia ha fatto in poche ore il giro dei social. Matrice anche in questo caso TikTok, dove un utente ha pensato bene di ironizzare sulla notte di San Silvestro trascorsa in aeroporto postando il classico trenino di Capodanno con tanto di musichetta a tema. Il volo per Budapest della Wizz Air sarebbe dovuto partire il 30 dicembre, ma prima viene fatto slittare di 24 ore e siamo al 31 dicembre alle 22. Poi, una volta entrati nel gate del Wojtyła di Bari, ecco altre 3 ore di ritardo. E così arriva la mezzanotte e, come da tradizione, si festeggia, in questo caso alla bene meglio e improvvisando il trenino. Due storie diametralmente opposte, ma che raccontano due spaccati di vita. Da una parte chi distrugge e danneggia con tanto di conseguenze penali, dall'altra chi, rassegnato, perde il volo di Capodanno, ma non il treno.